Perché vogliamo gli animali in casa? Cosa ci danno? Perché vogliamo i cani? Allora, a che cosa ci servono? Io prima ho fatto un appunto, queste cose io le ho condivise con Gabriele, ho fatto una piccolissima introduzione, perché è chiaro che la cosa che più colpisce guardando i cani, ma noi la possiamo usare anche come metafora degli animali, perché anche gli asini e i cavalli sono stati domesticati nel momento in cui noi non eravamo più cacciatori e raccoglitori. Ma se noi andiamo a vedere i cani domesticati, sostanzialmente parliamo di 40, 50, 60 mila anni, che continuano ad andare sempre indietro. Quindi tantissimo. Se voi pensate che la nostra lingua comincia 6 mila anni fa, quindi quando io parlo di cani domesticati, di lupi domesticati, mi fa impressione, perché a questo punto la mia sensazione è che noi ci siamo addomesticati a vicenda, e apparteniamo gli uni agli altri. Ed è stata così lunga la convivenza che il condizionamento è stato reciproco, anche corporale, oltre che psicologico. Mentre ad esempio il gatto noi l'abbiamo domesticato 6.000 anni fa, quindi c'è una differenza di circa 30-40.000 anni. Quindi voi capite che c'è nel gatto, che poi chi ama i gatti lo capisce, in quella sua pupilla lucida, qualcosa di anche pazzesco e diverso da noi. Noi dobbiamo educarci a stare con un gatto, perché dobbiamo amare la sua stranità. Il cane invece ci viene completamente naturale, perché ci parla come ci parla un figlio. Sei d'accordo, Gabriele? Sì, c'è effettivamente uno stile molto diverso. In questo documentario che tu citavi mostravano anche come i cani avessero la capacità, adesso se non ricordo male, di identificare con lo sguardo i nostri stati emotivi, di riconoscerli, di comportarsi, di reagire di conseguenza. Quindi è proprio una sorta di simbiosi quasi che si è creata nel corso delle migliaia di Anche comunicativi, no? anni. Infatti, Dogs Decoded raccontava uno studio di Odendal dei primi anni 2000, che dimostra che quando noi interagiamo con i nostri cani, diamo ossitocina. Cos'è l'ossitocina? È l'ormone che si chiama l'ormone della felicità. Ed è l'ormone dei legami d'affezione. A noi l'ossitocina ce la scatenano i nostri figli. Quindi i figli e i cani ci scatenano lo stesso ormone. E la cosa più bizzarra di questa informazione è che anche per i cani c'è l'ossitocina come verso di noi, come per i loro figli. Quindi voi capite che qui c'è un legame un po' filiale di fratellanza. E in più c'è questa ricerca più recente, volevo fare questo breve coso dotto, introduzione dotta, in cui l'ossitocina aumenta anche il rilassamento, fiducia e ci abbassano anche, sembra che ci siano degli studi che ci abbassano la pressione sanguigna, i livelli di stress e la sensazione di solitudine. Quindi da un punto di vista corporale, la vicinanza del cane ci dà non solo benefici psicologici di cui adesso ci arriviamo, ma ci dà anche qualcosa che è benessere a livelli molto più primitivi. È un benessere E proprio poi fisiologico, cioè è incredibile questo aspetto perché è un autoregolatore naturale la presenza e la vicinanza di un animale, di un cane in particolare. Esatto, infatti al posto di un antidepressivo ti puoi prendere un cane, ecco questo detto da un perché È un il distrattore cane ci è a base. così. Poi scusa, aggiungo anche questa cosa qua che è interessante, cioè è incredibile la capacità dei cani di poterci tirare fuori dalla nostra testa in tante modalità. Quindi ci sono tanti livelli con cui agiscono per favorire il nostro benessere. Esatto, altro che Wells. Sono dei distrattori a base di ossitocina. Esatto, ci chiamano l'attenzione
attenzione immediato. E poi se voi vedete anche come noi interagiamo con i cani, è bizzarro, perché è come se li considerassimo un po' bambini, e loro mentalmente sono anche un po' bambini per certi versi, specie alcuni cani, no? E quindi abbiamo il tipo di voce che usiamo per i bambini, e ci tirano fuori dalla nostra realtà problematica che viviamo tutti i giorni, no? E ci aiutano a socializzare. Perché ad esempio la cosa più importante per gli anziani è avere degli animali, ma il cane è l'animale. Adesso sono stata appena in Puglia e ci sono dei miei amici pugliesi che hanno la casa piena di cani e gatti, e il signore va a cavallo e lui può, vive in un paese pugliese molto bello, va ogni giorno a cavallo, e la funzione di stressare lo fa anche col cavallo, e a noi che non abbiamo questa fortuna perché viviamo in città lo facciamo con i nostri cani, no? E quando tu esci col cane alla fine, che ti succede, Gabriele? Che non fai altro che aumentare il tuo senso di inclusione all'interno della comunità in cui vivi. Cioè, io non conoscevo nessuno del mio quartiere, poi con la personalità che ho, figuriamoci, di base non avrei mai visto e conosciuto e scambiato parole con nessuno. Adesso c'è la comunità delle persone con il cane, quindi sicuramente è anche un mediatore di inclusione sociale all'interno del territorio in cui ci muoviamo. Esatto. Crea delle tradizioni, crea delle abitudini, delle routine, crea uno spazio di appartenenza, sicuramente. Sì, e esatto, ti fai degli amici, no? Cioè, assolutamente. Esatto. Poi questa cosa era particolarmente evidente durante il lockdown, dove siccome potevi uscire solo con il cane, questi cani, tutti questi pochi cani stanchissimi in giro per la città. Tutti a disposizione a portarti fuori il cane, peraltro. Come si cucca con i cuccioli, poi, dice Sara. Sì, esatto, c'è anche tutta... Beh, d'altronde bimbi e cani stimolano quel genere di attivazione. Tra l'altro, su questo genere di attivazione, io vorrei sapere anche cosa ne pensi, Sandro, di questa cosa che mi è venuta in mente, perché... curiosamente bimbi e cani, bimbi e animali, sono comunque due elementi in cui è in campo una relazione, ma non è fortemente in campo un linguaggio concettuale o verbale. Esatto. E quindi cos'è più importante? Secondo me ti aiuta a non essere intrappolato nelle catene di giudizi, di concetti, di astrazioni. Forse anche questo, probabilmente, penso, un'ipotesi, è un'opinione, può aiutare a renderla tutta più, molto più naturale. E il fatto di non avere linguaggio, almeno io da quando ho Lola, mi rendo conto che al di là della mia formazione come psicoterapeuta, mi ha aiutato molto a riconoscere gli stati d'animo della comunicazione non verbale, vedendo lei. È una sorta di allenamento da questo punto di vista, che spesso viene ottenebrato dalle reti del linguaggio su cui poi noi siamo abituati a fondarci tantissimo. Sì, è vero. E la loro capacità di comunicare senza parole, basta che pensi, e qui avevo fatto l'esempio dei lupi, no? Ma perché i cani scodinzolano? I lupi non scodinzolano. E i cani in 100.000 anni hanno scoperto un modo di parlare con noi che ti dice: sono contento di dirti, no? Che i lupi non hanno, perché non hanno noi come interlocutore principale, avranno altri tipi di comunicazione, ma non hanno questa, no? E per me questa qui della comunicazione, anche perché poi c'è un pezzo di comunicazione che poi è anche arbitrario, lo facciamo, c'è anche un pezzo interpretativo, no? Onirico. Ah, vedi, adesso è triste. Sì, c'è anche un pezzo a volte problematico, no? Nel senso, perché rischiamo a volte di umanizzarli più che di comprenderli, no? Cioè di leggerli, di arrivare a leggerli attraverso le nostre lenti. Sì, infatti io c'ho i miei amici dell'associazione Cuor di Pelo che collezionano bassotti e salvano bassotti nel mondo. Lui fa vedere nelle sue cose Facebook che c'è, non so, Branzino, Kefir,
con erbette e gli dà da mangiare al cane questo. E questo è chiaramente anche un segno un po' tenero, ma anche di decadenza, no? Perché li abbiamo... Io non credo francamente che il mio cane sia capace di distinguere se ci metto sopra la menta e il prezzemolino, o che gli interessi, no? Perché poi è anche vero che quello che sta cambiando, ma anche da quando ero giovane io, che tanti anni fa, è che io quando andavo in campagna c'erano i cani alla catena. No? E se voi andate in qualche parte, i cani non lavorano più. Cioè lavorano forse i cani delle greggi, i cani che guardano le pecore. Ci sono dei cani che lavorano, ma ormai i cani che lavorano non hanno niente a che fare con questa maggioranza immensa di cani che noi abbiamo, che non fanno nient'altro che stare vicino a noi. Sì, è vero, questo è cambiato molto. Prima il cane era molto più anche uno strumento, in realtà, era più cioè c'erano due rischi diversi, da là personificare l'animale, no? Considerandolo una sorta di strumento. Qua a volte volerlo quasi trasformare in un essere umano, che forse può rischiare, ma questa opinione mia, di portarlo lontano da la sua essenza e forse anche da quello che ci può dare con la sua, tra virgolette, non umanità. Infatti questo è vero, non facciamo più molti bambini, ma facciamo molti cani, no? E spesso i cani sostituiscono con delle funzioni, anche spingendoli molto, dei bambini assenti, no? Perché dato che i cani non ci servono più per lavorare, pensa Gabriele che la differenza tra cane e lupo è talmente piccola che loro possono fare inbreeding, possono accoppiare e fanno il cane accoppiato con lupo ancora adesso, Infatti uno dei problemi delle montagne abruzzesi è che essendoci stati un sacco di, e adesso ci sono i lupi, un sacco di cani un po' liberi lasciati, c'è un sacco di interbreeding che è un rischio per il lupo, perché il lupo è una specie molto più minacciata del cane, no? E in questa cosa qui è chiaro che è bizzarro, non ci servono più, sono in realtà dei lupi diventati come bambini, no? E quindi dobbiamo capire qual è il legame giusto con loro, oltre che a che cosa ci servono. Perché hai ragione te quando dici, no, in fondo non può neanche mettere, io quando vedo le foto con i cani con i cappucci così non mi piace per niente, il mio cane è cane. Ma secondo te, Sandra, ho questa riflessione. Noi adesso abbiamo delineato un po' di che cosa effettivamente ci danno, no? O perlomeno che cosa ci troviamo una volta che ce li abbiamo. Ma perché li cerchiamo? Cioè, cerchiamo esattamente questo o cerchiamo altre cose, poi questo semplicemente lo troviamo standoci insieme? Perché io non so se alla fine, quando ho preso Lola, cercavo questo. Poi ho scoperto che me lo ha dato. Io ti posso dire io, ma prima vorrei che tu mi dicessi cosa ci danno, perché io qualche appunto me lo sono preso. Tu che cercavi? Ma sai che sinceramente questa è una domanda difficile per me, non ce l'ho così chiaro. All'epoca, vabbè, la mia compagna, che è sempre al centro delle mie riflessioni, ha stimolato tanto. Io ce l'ho sempre avuto questo pallino, sì, da quando ero piccolo, di avere il cane. Poi però nella mia testa mi dicevo ma sì, ma no, ma sì, ma no, e sono dovuto un po' essere trascinato. Quando sono stato trascinato, quasi un po' incuriosito al canile per vedere, cioè arriviamo da Lola, che ancora non era Lola, si chiamava Ursula o qualcosa del genere, arriviamo da Lola e Lola ci appoggia le zampe addosso, cioè si alza in piedi e ci dice boh, fermi lì, non spostatevi oltre. Che ti ricordi che ne avevamo parlato? Abbiamo detto sì, guarda... Sì, sì. Che il cane non lo puoi scegliere in internet, devi andare e devi aspettare che lui ti scelga, e Lola ti ha scelto. Allora, questo per me è stato una cosa a cui oggi attribuisco, mi rendo conto, un certo grado di valore, perché non è mica così facile che ti capiti nella vita che un essere vivente ti scelga d'amblè, cioè non faccio fatica a trovare un esempio più forte di roba incondizionata, no? Cioè che non dipende da quello che hai fatto, non dipende da chi sei, non dipende da un tubo, ma è così, capita così. Ma è il colpo di fulmine.
Qualcosa del genere, probabilmente sì, cioè, tant'è che io poi non ho mai, cioè, non siamo riusciti a staccarci da lei mai più, da quel momento lì. Sì, esatto, perché io questa cosa mi ha colpito, perché anch'io quando ho preso i miei due cani più lupi, più grandi, avevo visto in internet una cana che era una cagnetta grande, rumena, con una zampa torturata dalla catena, così. Poi sono arrivata lì, è arrivata questa lupetta correndo che ci è saltata in braccio ed è... e io ho detto, ma io non la posso tenere, due cani di 20 kg, ma io non ce la... E poi sono rimaste con me tutta la vita. Me le ricordo bene. Quando ti saltava addosso. Io ti posso dire cos'è per me, fin quando io... Un cane mio, perché a casa mia i cani ci sono stati, ma non erano i miei cani, quindi non avevo neanche accesso. Ma il mio... Poi ho avuto un cane trovatello che mi ha dato un mio amico, e poi ho avuto la mia prima bassotta, avevo 30 anni. E la cosa che mi ha dato di più è stato il senso, siccome ero molto svalvolata, è stato il senso di responsabilità a dovermi occupare di lei. Cioè, a me questo mio primo cane, io vivevo da sola da quando avevo 24 anni, ma il mio primo cane vero è stata lei. Quello prima c'è stato poco, purtroppo, perché poi è andato in campagna, ma in quella roba lì io, la mia giornata era organizzata intorno al dare da mangiare al cane, al portarlo fuori, cioè mi ha dato ordine mentale. Mi ha dato ordine mentale incrementando il mio senso di responsabilità. Che non è il tuo problema, perché tu quello per te è molto più vocazionale. No, però sì, è chiaro che tira fuori. Ma tu cosa cercavi invece? Beh, a me quello lì, la bassotta mi è stata data da un mio amico che l'aveva preso dall'America, che non lo voleva tenere ed era un cane in grave difficoltà perché stava in una vita incasinatissima, senza una vera casa. Io avevo la figlia piccolissima e mi sono presa il cane così. E quindi allora mi era morto un cane e non ero proprio in cerca del cane, anzi era un'esperienza dolorosa, però quella bassotta alla fine cosa stavo cercando? No, mi sono sentita che la dovevo salvare, perché è venuto una volta a casa mia, era nel caos mentale come Aurora, e allora a un certo punto ho detto ok, gli mettiamo ordine, no? Cioè, comunque è straordinario come alla fine la verità di capire com'è avere un cane la puoi solo scoprire avendola, cioè prima c'è l'idea di avere un cane, no? Ma non, è un po' come anche in questo senso uguale al bimbo, cioè il bimbo tu hai l'idea di che cos'è avere un figlio, poi quando ce l'hai scopri concretamente, no? Che cosa implica e che cosa ti dà anche. Sì, da un punto di vista la fatica che è e il punto di vista affettivo è che tu fai soltanto per persone o cani o animali con cui hai quel genere di legame. Ma infatti, ad esempio, secondo me, quando noi siamo giovani, il cane ci tiene attaccati per terra. Ci fa crescere, perché il cane è come se ci spingesse in un posto in cui bisogna essere fedeli ai patti. Sì. No? Se pensi anche cosa sono i primi amori a 16 anni e cosa sono i rapporti con le persone che puoi scegliere, quanto di questo diventa anche ma che patto abbiamo fatto insieme di reciproco rispetto. In fondo il cane è anche una preparazione a questo, perché è chiaro, io in questa associazione è pieno di persone che prendono il cane e poi dicono ah non ce la sentiamo, ma questo qui è una roba che ti scandalizza, ma non da moralista, non dovevi prendere un cane perché non è un tuo desiderio o un bisogno che hai in quel momento. No? Anche questo dice tante cose, della differenza tra idea e azione, come diceva De André, o comunque anche di quanto alla fine, di cosa ci può insegnare del nostro rapporto con i patti che facciamo a noi stessi. Sì. In questa canina che l'ho salvata all'ultimo momento 4 giorni fa, no, e sta malissimo, c'ha pure 16 anni così, però è interessante perché parlando col veterinario, siccome non mangia, gli stiamo mettendo questo coso nell'esofago, gli metti un tubino, sperando che ricominci a mangiare, se no è un problema. Io dicevo, certo che però
è una cosa veramente impegnativa. E lui dice, ma questo non è un cane da lasciare andare. Mi ha fatto tenerezza. Io non avevo pensato di lasciarla andare. Perché, però è vero che lei è cieca, c'è un'insufficienza renale, c'ha una stenosi mitralica, è caduta in piscina, non ma... Tu dici, ma su... Va. Però è vero che se hai quel patto, ti impegni nel patto. Certo. Vogliamo che vada a casa, diciamo, se possibile, certo, quando soffre. Ecco. Però stiamo andando avanti e indietro da Tolentino 3 volte al giorno, perché la prendiamo, la portiamo. In questo la responsabilità ci prepara i cani, ma ci preparano anche al dolore, o no? Assolutamente, non ne parliamo. Perché, sì, no, la perdita del tuo cane, specie se hai la sensazione che non sei stato al top dal punto di vista dell'attenzione, è indigeribile. Io ci ho fatto un anno di depressione della mia lupetta, ma credo che di non essere sola. A te non è ancora successo, ma per questo è importante essere ineccepibili. Infatti, se io penso, in fondo, con la mia responsabilità, come tenevo i cani a 30 anni e come lo tengo adesso, adesso ho un livello di attenzione che viene dalle molte esperienze dolorose della mia vita. Ci sono diversi, differenti... Scusa, vai, c'era una domanda dopo. Sì. Ci sono differenti motivazioni tra chi preferisce il cane o il gatto? Ne approfitto, scusa, per dire alle persone che hanno chiesto la registrazione di questo webinar che sì, sono già state pubblicate tutte sul canale YouTube, a parte questo ovviamente di State of Mind, e anche questa le seguirà, quelle dei dialoghi precedenti. Cane e gatto, ci sono motivazioni diverse? Beh, allora, secondo me la mia posizione è che il gatto è un animale meraviglioso, bizzarro, simpaticissimo e anche intelligente. Io ho questo gatto che apre i frigoriferi e svaligia frigoriferi con una esperienza e durezza. Per me la differenza è la tua tolleranza dell'intimità, perché io non voglio un cane che mi stia lontano. Posso avere un conoscente che voglio tenere lontano, ma il mio cane deve starmi appiccicato, perché questa è la sua funzione. Quindi il gatto ti arriva vicino perché ha bisogno di qualcosa, ma ti sta più lontano. La Lola ti alzi e ti viene dietro. Quindi la Lola non solo mi alza, mi viene dietro. La Lola non posso fare un passo in casa senza rischiare di scapitolare per terra, perché ce l'ho in mezzo ai piedi continuamente. E non essendo minuscola... Esatto. Ma com'è il rapporto col bambino adesso? Lei è terrorizzata, ma lei è sempre stata terrorizzata da tutto. Lui adesso si sta abituando a fargli delle carezze in modo più gentile, perché ogni tanto quando cerca di abbracciarla e di montarle addosso, lei scatta via come una terrorizzata. Quindi, poverino, alla Rosa dispiace un po', perché vorrebbe che lui avesse un cane che avesse voglia di giocare con lui. Ma la Lola, non appena lo sente avvicinarsi, si fizza ed è pronta a scappare dalla parte più lontana della casa. Non è l'età per il cane. No, però è vero che lei, nel momento in cui... Cioè, lei è la prima che va a controllare, a verificare appena lo sente mugugnare, quando lui è a dormire o quando lui anche era nella cuccia da piccola. Ci faceva da allarme. L'ha messo nel branco? Sì, sì, questo sicuro. E ci sono altre domande? Sì, penso che il modo in cui si affronta il lutto di un cane abbia subito dei cambiamenti. Un tempo con i miei genitori risolvevano i lutti dei cani molto più velocemente rispetto ad oggi. Forse anche sì, frutto di quello che dicevamo prima, di come è cambiato il rapporto. Prima era un cane che funzionava per le greggi, quando era vecchio lo salutavamo, no? E adesso il cane che non lavora più, la sua funzione è più una funzione affettiva e relazionale con noi. È anche vero che c'è molta più solitudine, no? E quindi siamo tutti nelle nostre piccole case, con le nostre, o nelle nostre grandi case, con le nostre piccole famiglie di 2-3 persone. In Italia i figli se ne fanno pochissimi, è chiaro che il cane ha una funzione di compagnia e quindi è più difficile legarlo alla catena.
No. Penso anche che ci sia, tornando al discorso di sopra cani gatti, penso anche che ci sia una differenza. Tu hai detto tollerare l'intimità, sì, e c'è anche secondo me un altro aspetto. Quanto io, da un punto di vista personologico, ho bisogno di sentirmi libero da aspettative o da richieste o da elementi di dipendenza. Cioè, in fondo, il gatto è un essere che dà quel grado di vicinanza, ma che in fondo ha anche un'enorme indipendenza affettiva, mediamente, rispetto al cane. Il cane richiede da noi più attenzioni, di essere un po' più coccolato. Quindi c'è, e tra l'altro c'è anche questo aspetto su cui ti volevo chiedere il tuo parere, no? Ci sono un sacco di persone, penso anche ad alcuni miei pazienti, per cui l'animale o il cane è il rifugio in cui io riesco a costruire o ad avere una relazione che mi dà meno stress o meno disagio, mi fa sentire meno minacciata di quella che ho con gli esseri umani. Certo, questa cosa è abbastanza frequente anche, in fondo c'è un sacco di letteratura su questi vecchi soli che parlano soltanto con il loro cane, no? Da Thomas Mann, cioè in realtà il cane ha questa funzione che mi, è vero, mi convince questa cosa, soprattutto negli anziani, secondo me, oppure nelle persone molto evitanti. Cioè, nelle persone per cui veramente estremamente stressate. Cecilia, che cosa mi chiede? Grazie Sandra per averci consigliato la serie Afterlife, veramente bella, a parte la figura del terapeuta bizzarro, la figura del cane che tiene letteralmente attaccato il protagonista per un pelo alla vita è bellissima. Brava, è vero. È impressionante. Poi io non mi ricordo se l'avevo consigliato per il cane, ma il cane no, l'avevo consigliato forse sul fare i lutti o sui lutti risolti. Però lì la figura del cane è centrale. È un cane bellissimo, perché è un lupone nero meraviglioso. Arianna dice: ho conosciuto una persona che dopo la morte del suo cane ha scelto che non avrebbe avuto figli perché diceva che non avrebbe potuto sopportare se gli fosse successo qualcosa. È un evitamento grosso questo. Beh, questo qui era una persona che deve farsi una buona terapia, perché noi non possiamo amare non mettendo in conto che La possiamo perdita. perdere. Anzi, direi proprio che è esattamente questo il tema. Cioè, in Anzi, fondo. esatto, vai, vai. No, nel senso che in fondo noi, cioè, amare significa mettere in conto che l'altro se ne vada o che lo perdiamo, avere fiducia significa mettere in conto che l'altro ci ferisca, non esiste una cosa senza l'altra, è un paradosso. Esatto, infatti le persone che dicono questo amore di questo uomo mi ha ferito troppo, non voglio più soffrire tanto, stanno dicendo una stronzata ed è tipicamente della psicoterapia aiutarli a capire che altrimenti sono solo esercizi ginnici e dopo un po' anche un po' noiosi. E questo qui io ai miei pazienti ce li faccio sempre ridere su questo, perché poi le cose Loro. veramente importanti rischiano di farti male. Se no, non sono importanti. Esatto, cioè, e questo è il gioco, è tutto qui, è veramente tutto qui. Esatto. Adoro la gatta perché c'è senza pretenderlo. Volevo creature indipendenti e autonome, invece ho gatti che si comportano come cani che mi seguono dovunque e vogliono giocare soprattutto con le bacchette di cibo cinese. Ci sono anche gatti del genere. Ce ne sono, non sono tutti, i miei. Uno vuole coccole, l'altro non esce mai da sotto il letto. Ad ogni modo, ad esempio, io sono andata adesso giù 3 giorni in Puglia, che era meraviglioso il Salento, però la cosa bella era che sono andata in macchina guidando io per un sacco di chilometri con mio cane. È diverso. Quando ero stufa dicevo dai, facciamo la pipì, scendiamo. E ci parlavo. E se avessi dovuto fare 7 ore di macchina, anzi quasi 8 ore di macchina da sola, senza cane, cioè il cane mi fa compagnia. Torno in camera, ho visto 2 città carine, così. E quindi c'è un aspetto di compagnia che in cui noi, come abbiamo detto prima, ci mettiamo anche un elemento fantastico. Perché non so, ad esempio, quanto i cani amano le nostre coccole. O non, ad esempio, mia bassotta, quando gli gratto la testa, non sempre è felicissima, però in qualche modo sa che è funzionale ad avere cibo, amore e casa e quindi le subisce. No, la Lola le ama, ma io non so se è questione del mio gatto, cioè del suo carattere o dei gatti in generale, ma direi che c'è una differenza sostanziale perché anche il mio gatto cerca continuamente coccole, ma il punto è che
che cerca il, come dire, il cameriere che lo fornisca di ciò che desidera. Questa è la sensazione, e che è molto diversa dal modo in cui cerca le coccole la Lola. Adesso sto ovviamente scherzando un po', però mantiene la sua indipendenza anche in questo genere di attività, il mio gatto. Infatti non ci vado tantissimo d'accordo. No, no, ma anche il mio, quando non vuole che lo tengo in braccio, ciao, l'ho visto e salutato. Però è interessante perché questa cosa che dici, adesso al di là delle differenze cane-gatto, è che una delle cose che mi verrebbe da dire è che la psicologia degli animali che abbiamo vicino è interessante. Cioè, è che non è che noi ci mettiamo vicini degli esseri non umani con cui... Perché io non ho mai avuto una scimmia, perché con la scimmia si dice che sia interessantissimo, ma che è così simile che è inquietante. Poi tenersi una scimmia nei paesi nordici è difficile perché soffrono il freddo. Però certo che avrebbe voglia anche di capire cos'è avere un macaco con cui condividiamo il 99% della genetica come amico in casa. Probabilmente un po' ci inquieta, perché a quel punto c'è la nostra stessa psicologia. Invece i cani e i gatti sono interessanti nella loro follia e diversità da noi, no? Io vorrei chiedere alla Lola ogni tanto, per esempio, quando sta lì ad annusare milioni di spazi prima di decidere di dove fare i suoi bisogni, che cosa diavolo sta cercando esattamente? Che c'è un 42 secondi ferma ad annusare lo stesso punto, come se stesse per trovare la chiave, forse sì, è questo il punto, e poi a un certo punto si alza e va avanti e dice no, non è questo, è un altro. Beh, però ti rendi conto di cosa abbiamo perso? Sì, è vero, ecco, questo glielo invidio, questo dell'olfatto è una cosa che più la guardo più mi fa invidia, perché è proprio la percezione che senta un mondo diverso. Sì, vede poco, ma sì, quando corrono sono come bloccati da un mattone in testa, perché hanno sentito un odore che per loro è straordinario. O quando c'è qualcosa per terra che ci si strusciano tutto il pelo, e spesso è una un vecchie deiezioni. La strusciano. Tecnicamente è la parte più sporca del terreno che riesce a trovare, quella in cui desidera rotolarsi immensamente. E lo fanno perché si nascondono. Perché quell'odore forte nella foresta gli serviva per non farsi beccare dalla preda che stavano per mangiare. E poi è bello anche quando scattano, che sentono un rumore, la prima cosa che fa è che inarca il corpo, formando una sorta di U per proteggere la parte più vulnerabile, mettendo sempre la testa in esatto, mezzo tra qualsiasi rumore, anche lontano, che sente. È un riflesso molto bello. Sì. Infatti io, questa cosa dell'interesse è anche un aspetto di cui si parla poco. Se tu non li umanizzi, c'è un aspetto di come loro funzionano che è straordinario. Che ci dice Allison? Allison dice che esistono anche cani che si comportano così come i gatti, perché uno dei suoi innumerevoli bassotti sceglie anche lui come e quando farsi coccolare. Sì, ma chi è il più vecchio? O la femmina? Adesso ce lo risponderà. Ci chiedono cosa pensi Sandra della pet therapy. E Pepper, comunque, quello di mezzo. Per la terapia sembra che i cani siano importanti. Io avevo delle persone che conoscevano, che trattavano bambini autistici con i cani, ma sono molto bravi i maialini, che sono degli animali mia più intelligenti dei cani, che noi siamo abituati a rendere obesi, a mangiare, ma che sono degli animali, se si vede, adesso ci sono degli animali piccoli, degli maialini piccoli da compagnia, e sono educati e puliti come i cani, e sono bravissimi in terapia di disturbi mentali, di bambini con disturbi mentali, e
gli asini, molto più dei cavalli. L'asino è un animale sociale, con una, oltre che avere grande orecchia, ha una grandissima intelligenza e sono bravissimi. C'è un'associazione vicino Varese che utilizzava gli asini per curare, secondo me è una cosa interessante. Poi la logica, non so quanto ricerca ci sia, la logica è quello che diceva in fondo Gabriele, ti metti in condizioni di non parole, quindi magari se hai una disabilità in quell'area non ti stressi, però ti metto in condizione di avere emozioni e di interpretare emozioni, credo che sia questo, no? Sì, questa è sicuramente una delle logiche e dei razionali che ci sono dietro. Poi il tema della pet therapy è sempre un tema delicato, secondo me, nel senso che come tutte le cose tende ad assumere poi degli atteggiamenti anche estremamente naif e sovrageneralizzati. Però ci sono alcune logiche in termini psicologico che avrebbe senso anche dal punto scientifico esplorare e che sono state anche esplorate. Una di queste è proprio il fatto che in alcuni ambiti con animali addestrati la relazione diventa più facile perché è meno incastrata nel sistema concettuale del linguaggio, nella complessità che offre un essere umano. L'altra cosa è l'attivazione. Nell'ambito della depressione anche un'attivazione di presa di cura, no? E di spinta a doversi occupare di un altro essere che comunque ci dà delle emozioni positive, ci può facilitare l'attivazione in contesti in cui siamo molto ritirati, con certi quadri di tipo depressivo. E penso che più o meno la letteratura vada un po' in quella direzione, quella scientifica, intendo. Infatti, beh, io c'ho adesso per cambiare brevemente l'argomento, io vado sempre al mare in un'isola dove ci sono solo gli asini perché non si può camminare, che è Ginostra, e lì c'è un vecchio asino che non lavora più, si chiama Romilda, e che io quando sono lì ogni mattina lo vado a trovare, gli do una carota, devo fare un po' di strada, gli porto la carota. Quando io arrivo in casa, quindi ancora non mi ha visto, lui sente il mio arrivo e incomincia a salutarmi e arraiando. E quando finalmente arrivo con la mia carota, perché io arrivo, passo dall'alimentare, prendo la carota, vado dall'asino, si vede l'asino che arriva correndo perché il suo mese alla sua carota del mattino, in cui ci parliamo, il carezzo. I primi anni non mi faceva carezzare le sue orecchie, adesso mi fa carezzare, però insomma sicuramente è un rapporto strano perché poi io non abito sempre lì, ma a me mi dà un sacco, anche questo a me mi dà un sacco di benessere il fatto che oltre ad innaffiare le piante, che lì non innaffiano mai bene, posso anche dare da mangiare all'asino, ecco. E poi appunto riprendiamo il coso del benessere fisico, perché? Perché il cane ti fa uscire quanti chilometri? Questo una cosa che secondo me è importante, specialmente ad esempio alla mia età, ecco. E poi ci salvano dall'affogamento. Cioè, pensa quante funzioni ci sono che prima non c'erano, perché i cani d'affogamento sono sicuramente stati sviluppati in certe circostanze, Labrador così. E quindi hanno ancora adesso qualche funzione, anche se noi al 90% li consideriamo i nostri piccoli giochi meravigliosi. Ecco. Ci sono domande? Perché poi io volevo... Quali sono i vantaggi di tenere il nostro cane con noi durante il colloquio con i pazienti? Ecco, questa è una cosa su cui io la vivo praticamente tutte le settimane, perché ormai Lola è in pianta stabile con me, con tutti i pazienti che vedo di persona. E però non ho dei dati per capire, ci sono delle persone che in generale è amata Lola, cioè alcuni addirittura la trovano decisamente più amabile avere a che fare con lei che avere a che fare con me in quella seduta di terapia, e credo che se dovessi scommettere su una carta è semplicemente favorisce un senso di quiete, di sicurezza, di ambiente più sereno, meno formale, meno distaccato. Penso che questo sia un aspetto su cui dà un boost iniziale, oltre a disturbare chiunque andando a chiedere coccole e forse anche lì aiutando a stemperare magari dei momenti di rigidità o di timore.
Cioè, la mia è un po' giovane e un po' rompipalle, quindi lei tanto da poco, però i primi due pazienti abbaia, poi capisce che ce n'è uno dopo l'altro, allora si siede, guarda, fa e poi si siede, però sicuramente non sono disturbevoli. Infatti io permetto ai miei pazienti di venire con i loro cani anche, perché ci sono dei pazienti che se no fanno fatica a lasciarli. Cioè, è vero che c'è un aspetto del cane che può anche, quando serve a creare, ci sono dei pazienti per cui avere fatto amicizia anche nei momenti di tensione o di dolore, parlando del cane, del lavoro, col cane, è stato importante. Ci sono dei pazienti con cui è neutrale, ma non nocivo. E poi c'è qualche paziente a cui dà fastidio. Esatto. Ogni tanto, e loro dicono che sono allergici, ma l'allergia ai cani, secondo me, non esiste, sono infastiditi. E se è infastiditi ai cani, se i genitori sono infastiditi ai cani, cioè si impara nelle famiglie la lunga tradizione di non avere affinità con gli animali, del resto non è che possiamo obbligare tutti ad amare i cani, no? E però allora adesso vorrei passare a un'altra cosa, perché io non odio la retorica della bontà dei cani. Eccoci. Ecco, perché i cani non sono buoni, non sono nati per fare essere felici noi, non è vero. Il problema con i cani, e mi sembra la cosa importante anche di questa chiacchierata qui che abbiamo fatto noi, è che ci chiedono di essere persone serie. I cani ci chiedono di fare un contratto senza firma e senza parole, che noi facciamo come se fossimo dal più severo dei notai. Un patto di serietà nei legami, perché oggi se noi l'abbandoniamo, loro non vivono. Possono finire sotto una macchina, possono finire male, quindi sicuramente possono essere abbandonati. I rifugi italiani sono pieni di cani presi e abbandonati, e questa è l'Italia ancora pre-società occidentale matura, che i cani li abbandonava o li ammazzava quando non c'erano più, e quello che molti di noi stanno diventando. Poi è meglio, è peggio, non lo so, ma se uno prende un cane, si stufa e lo porta al rifugio, è già qualcosa, perché non lo uccide e non lo lega in autostrada, ma è una persona che l'unica cosa che il cane chiede, che è quello di stare ai patti, sta tradendo, e non ci si può consolare su questo. È come abbandonare i nostri vecchi lasciandoli in un RSA mentre c'è il Covid. Cioè è meglio che gli stiamo un po' dietro. Perché i cani vengono travolti, uccisi. Io lo vedo in Puglia. La Puglia è piena di cani un po' abbandonati, che però il paese adotta. Mentre se io lascio un cane in una grande città, che faccio una brutta fine è facile, è più facile. Quindi avere un cane non è un gioco, anzi è la cosa più lontana possibile da un gioco. Anzi, vuol dire cos'è il patto e cos'è l'affetto, che non è poco della vita. E infatti tra padroni di cani ci si ritrova forse anche per questo, perché ci si capisce tra padroni di cani, perché si capisce cos'è un patto serio, affettivo, senza che vi sia una scrittura, che se cosa vuol dire essere costanti, no? Sei d'accordo, Gab? Sì, io guarda, credo proprio che l'aspetto dell'affetto sia in realtà, cioè il vero patto d'affetto si nasconde, si cova nel compromesso. Cioè, anche se questa parola compromesso è una parola estremamente dileggiata, in realtà nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a un patto dobbiamo fare compromessi tra la nostra libertà e quello che succede lì intorno a noi in quel momento, tra i nostri desideri e le nostre responsabilità. Quindi è un grande allenamento. Affetto, secondo me, con gli animali, ma non solo, è un grande allenamento al compromesso dentro, sì, noi stessi. Che è l'affetto vero, però. Sì, l'affetto non quello, come dire, idealizzato ancora una volta dai concetti, no? Ma l'affetto quando si trasforma in qualcosa di concreto e di pragmatico.
che vuol dire un matto che dura nel tempo, anche perché i cani sono dolorosamente poco longevi ed è una delle cose dolorose dell'avere un cane, perché sono estremamente meno longevi di noi, anche il cane longevo, e quindi il patto per lui deve essere per sempre. Ecco. Certo. E quindi lì bisogna... Io mi ricordo che Gabriele mi fece molta tenerezza perché quando decise la Lola, mi fece vedere la foto, mi era commosso così, però poi non la prese subito, perché per come ha fatto lui voleva farlo bene, perché Gabriele è molto capace di concepire un atto fatto seriamente. Io Rosana allora la conoscevo molto meno, ma questa cosa a me era piaciuta molto, perché dice, vedi, quando lui fa le cose, le fa veramente... Io dentro di me io avrei preso, me la sarei portata a casa. E ne avresti presi tre. No, ma poi c'era tutto, c'è tutta anche lì l'epica del fatto che la volta dopo, perché noi abbiamo un appartamento, quindi, e Lola non è piccola, noi abbiamo detto prendiamo un cane piccolo e alla fine siamo venuti a casa con Lola perché lei ci ha scelto. Ma la seconda volta che andò Rosana da sola, cercarono di dissuaderla perché si vede che si era svegliata, era un po' rintontita la prima volta perché l'avevano appena sterilizzata, era abbaiava, faceva caos e quindi Rosana era preoccupata. Allora siamo tornati là tutti e due e di nuovo lei si è sdraiata silente in mezzo a noi. Fine. Cioè, non, alla fine è stata più una presa d'atto, ci è voluto qualche giorno per prendere atto che il destino aveva scelto quella direzione lì e con lui. Sì, infatti dai cani bisogna farsi scegliere, perché ci sono delle alchimie. Io dico sempre, come si sceglie un cane, voi andate in un canile, vi sedete, innanzitutto se potete non lo comprate. Andate in un, perché nel canile ci sono dei cani bellissimi. La Lola è un lupo, una lupetta bellissima, e la mia bassotta con 2 centimetri di gambe in più è bellissima. Voi andate nel canino, nel canile, vi sedete, arrivano tutti, vi odorano, e poi c'è una persona che è il cane vostro che vi sceglie. E quindi quello vuol dire che con quel cane andrete sicuramente d'accordo, perché lui è d'accordo nella scelta, non è un'imposizione. E poi se proprio dobbiamo tornare al nostro mestiere, in fondo, se ci pensi, della nostra diagnostica psichiatrica, chi tratta male gli animali è considerato una diagnosi di disturbo, tra le diagnosi Esatto. di disturbo antisociale, cioè chi nel momento in cui ferisce un cane oppure lo tratta male, ecco A questo la punto la volevo fare vedere, visto che ne avevamo parlato. che carina, lì è in studio. Esatto, ovviamente. E l'amore che ha lei. Scusate, ne approfitto. No, è troppo carina, ne abbiamo parlato tanto. E quindi il fatto che qualcuno sappiate che se voi avete qualcuno che tratta male un cane, oggi potete intervenire perché si becca una multa di 2000 euro e dovete chiamare la polizia, dovete chiamare l'ENPA perché trattare male un cane oggi o un animale qualsiasi è criminale. Quindi se vedete un cane Assolutamente. abbandonato, legato alla catena e passate, ripassate la seconda volta, avvisate l'ENPA, l'ENPA della vostra zona viene, fa la multa al signore e vi portate via il cane. Lo portate in un rifugio, poi sperando, o ve lo prendete voi se vi innamorate, poi dipende, eh. Sì, purtroppo ci sono, da un punto di vista anche culturale, ancora delle realtà che fanno veramente tremare i polsi e salire il sangue al cervello nel momento in cui anche per sbaglio capitano sotto i nostri occhi, relativamente a come vengono trattati gli animali in certi contesti. Beh, a New York quella ragazza, quella signora che poi ha avuto la vita distrutta perché ha trattato male quel ragazzo nero che diceva metti il guinzaglio, la cosa che uno dei motivi per cui lei è stata denunciata è che lei ha perso la testa con quel ragazzo nero, ma mentre faceva quello, il suo cane al guinzaglio lo stava strozzando. Aveva avuto proprio una roba di impulsività rabbiosa contro questo, minacciandolo, dico che mi stai molestando, chiamo la polizia, che poi in America sappiamo che non è carino chiamare la polizia dicendo c'è un nero che mi sta molestando. Lui alla fine è andato, però ha fatto il film e lei ha perso il posto di lavoro perché è vero che
forse è stato anche esagerato perché ha avuto un momento di follia, però la cosa incredibile è che gli hanno tolto il cranio. Protezione degli animali, e così vabbè, tu arrabbiati, ma è inutile che mentre ti arrabbi strozzi il tuo cane. Sì, non c'è niente di anche in un'ottica educativa, il male agli animali è qualcosa che deve essere subito colpito da un punto di vista educativo, perché non far passare che questo non è un gioco, non è una cosa divertente, non è una cosa, come dire, sì, superficiale, sì, ma ha un peso ed ha una sua gravità, considerando appunto che da un certo punto di vista è essere anestetizzati o, tra virgolette, imparare a ridere o a non farsi toccare dal dolore di altri esseri viventi, è di fatto questa l'anticamera di avere meno freni inibitori o di avere comportamenti poi che superano in... Esatto. Non mettersi nei panni della sofferenza altrui. Esattamente. Vabbè, faremo un dialogo sugli alberi, perché in fondo lo vedo come in questa nostra società. C'è un libro bellissimo, posso citarlo? Che non è piaciuto a Rossana. Il sussurro del mondo. Leggetelo, perché è un libro straordinario, si chiama Il sussurro del mondo, e parla di alberi e di foreste. È anche un romanzo, ha vinto un Pulitzer. Questo perché ho citato gli alberi? Perché in fondo è vero che noi siamo una società così ricca ormai, cioè abbiamo lasciato la vera povertà così alle spalle, nonostante i nostri grandi lamenti, che possiamo permetterci di inventare una nuova civiltà in cui si rispettino di più animali e piante, che sono i nostri, tutti i nostri coinquilini. Ecco. Quindi volevo chiudere con gli alberi, non so se sei d'accordo, Gabriele. Ma... Perfettamente. C'è un'ultima domanda. Che cosa significa per un bimbo crescere con un cane in casa, secondo te? Beh, un pochino l'abbiamo detto, cioè crescere con un cane vuol dire imparare la responsabilità, imparare a essere persone serie. Quindi bisogna non trattare il cane come un bambino bamboccione, bisogna trattarlo da cane. Con dei limiti da cane, essere il capobranco, perché voi siete il padrone del cane, date le regole, però trattarlo bene e lui capirà moltissimo da cos'è un patto, cos'è un patto alla fedeltà. Ah, ecco, questa è la bassotta. Come vedete, Aurora, vi presentiamo Aurora, così avete visto le nostre due compagne di viaggio. Manca Oliva, che poverina è la... Grazie Allison! Sì, quindi niente, io penso che sia... Io lo consiglio a qualsiasi genitore. Capisco che è un elemento di complessità, però lo consiglio a qualsiasi genitore. Viva Aurora! Va bene, facciamo un siamo alla saluto. Fine, siamo alla fine. Ah, mi è arrivata notizia leggendo via chat che questi dialoghi saranno poi anche pubblicati in via di podcast e adesso non recupero, comunque non saranno solo su YouTube, Spotify, iTunes, Alexa, Anchor, roba che magari non conosco neanche, ma visto che ci saranno, io ve lo dico, magari voi li conoscete meglio di me. E a te Sandra. Ah, entrai a casa di una mia paziente con grave DCA, il cane, carino. Ah, carina questa cosa, grazie Loretta. Niente, noi abbiamo finito per ora, non posso, mi sento di dire che andiamo in vacanza perché purtroppo abbiamo completi altri mesi di lavoro, il nostro grande fatica e dolore di tutti voi. Ecco. Però grazie per averci seguito, è stato bello. E speriamo che vi sia stato utile e divertente anche per voi. Divertente, qualche idea utile viene fuori sempre in modo meno bolso e dottorale. Ecco. E quindi ci faremo venire delle idee, se avete delle idee scrivetele a Gabriele, perché io ho intenzione anche di continuare a invitare persone a chiacchierare di queste cose. Magari faremo una nuova edizione, adesso vediamo, ci faremo venire delle idee in questo periodo estivo e vi terremo sicuramente informati o nel caso le vedrete, vedremo un po' che cosa succederà. Però è stato un bel esperimento, dai. È vero.
Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti voi. Mi hai aiutato. Devo chiudere io? Sì, buona estate a tutti. Buona estate a tutti.